Ciao, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Ma quanti video sono fatti? Tantissimi, e se vi piace ce ne farò ancora di più, perché le idee ce ne ho tantissime. Ma come sto sta? In questo video, sempre col copione, parliamo della Roma, che deve prendere ancora un degno sostituto di Nainggolan, con le sue caratteristiche di fare legna a centrocampo, con la botta da fuori, che segna, che fa assist, anche se ho già detto che è difficile trovarlo uno come Nainggolan, perché con tutto il rispetto, Pastore non può essere un sostituto di Nainggolan, ha tutte altre qualità e proprio differente dalle caratteristiche di Nainggolan. Anche se ha preso centrocampisti tutti i giovani come Cristante, Coric, eccetera, però anche se sono in tanti, serve ancora un vero sostituto di Nainggolan con le sue caratteristiche. Però devono vendere qualcuno, perché veramente sono in tanti in mezzo al campo. Strootman per me non lo vendono, e l'unico che possono vendere è Maxim Gonalons, che quest'anno ha deluso assolutamente. I romanisti non vogliono vederlo più assolutamente, ha fatto schifo tutto l'anno, si mette a stoppare la palla in aria sempre, viene chiamato in aria sua e viene chiamato Ermoviola. È arrivata un'offerta dal Palazzo di Cristallo, dal Crystal Palace, di 10 milioni. Ti leccavi le mani, baffi il culo. No, come fai? Ma era un colpaccio clamoroso quello di vendere Gonalons per 10 milioni. Però lui ha rifiutato l'offerta perché vuole rimanere a Roma, e per colpa sua, tra virgolette, lo potrebbe venire un altro centrocampista se non viene venduto. E poi faceva un affare con la Roma, un'occasione persa da mangiarsi i gol. Non va offeso con Alonso perché vuole rimanere, perché anzi ci tiene alla Roma, ma io non capisco, è fatto schifo palesemente quest'anno. Sei il male della Roma e vuoi rimanere, ma sei scemo. Io lo dico per te, per la tua carriera, ma vai al Palazzo di Cristallo, che ti puoi rifare. Ma io non lo capisco, perché se se ne va arriverebbe sicuramente il vero sostituto di Nainggolan. Si parla di Barella, di Herrera, ma il nome più vicino in questo momento è quello di Zonzi, appena vincitore del mondiale con la Francia. Giocatore interessante, sì, con le caratteristiche di Nainggolan. Veramente, qualora venisse Zonzi, un grandissimo colpo, tutti sappiamo chi è Zonzi. Però se non si sta a capire niente, si inserisce pure qua il Barcellona, forse salta, forse no. Il Siviglia vuole 15 milioni, Zonzi vuole andare alla Roma, Zonzi non vuole andare alla Roma, un bordello. Poi andremo a vedere chi arriverà. Se qualora Zonzi saltasse, l'alternativa è Samaseku. Voi direte, ma chi cazzo è? Ma chi lo conoscevo? Samaseku, un 22enne maliano del Salisburgo. Si parla un gran bene, però da Zonzi a Samaseku, che non lo conosce manco la madre, magari ci sta che esplode e diventi fortissimo, però si scende di livello qui. C'è Kovacic che si è proposto alla Roma, al Real non trova più spazio. Si parla anche di Xhaka dell'Arsenal. Ma allora, dopo che cambia, qualora venisse uno tra Kovacic e Xhaka, che cazzo? Serve un giocatore che fa legno al centrocampo con le caratteristiche di Nainggolan. È un grande giocatore, sia Kovacic che Xhaka, però in questo momento non servono alla Roma, perché un giocatore così, hai preso già Pastore, potrebbero mettere De Rossi sulla mediana, perché come già detto più o meno un po' le caratteristiche di Nainggolan ce l'ha. Però questa sarà la sua ultima stagione e poi si ritirerà, penso, se non giocherà ancora come Buffon, non saprei. E serve un suo sostituto, e sinceramente non puoi giocare ancora con Gonalons, e qui potrebbe servire Samaseku, però non so se sarà da Roma, perché non giocherà assolutamente poco. Poi andremo a vedere quante volte. Poi se devi prendere Kovacic o Xhaka, dopo può essere che non si trova in campo bene con Pastore, che hanno caratteristiche simili, e poi c'è anche Strootman, ma dopo ne sono veramente troppi, anche con Coric e Cristante che devono crescere, e non puoi vendere giocatori appena arrivati. Per me il giocatore perfetto è Nzonzi. Poi fatemi sapere la nostra qui sotto con un commento, se il video vi è piaciuto mettete like, invece se non vi è piaciuto mettete dislike, iscrivetevi a questo canale se ancora non l'avete fatto, e anche al mio primo canale, Pace, dove faccio video extra calcio, ho fatto soltanto i video, vabbè. Seguitemi su Instagram, Piscicia .cicia, 4 minuti di video, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, gioventù!